Ciao ragazzi, bentornati su Inepix Channel, che vi parla sono sempre io, il vostro amichevole mago di paese, e questa è la puntata numero non ricordo quale del livellamento delle nocciole. Abbiamo costruito lo spianatore, abbiamo discato prima, abbiamo passato il livellatore e adesso, già che ci siamo, prima di iniziare a lavorare vicino alla vigna, vediamo di toglierci sto pezzo di nocciole dalle palle, andiamo a dargli subito una rullata. Per rullarla abbiamo il nostro rullo, che è sempre della linea di attrezzi autocostruiti serie Jurassic Farm, che in realtà non ha un nome, ma forse dovremmo studiarne uno, ci penseremo. E niente, un rullo che avevo gettato in un tubo di plastica in cemento, un albero passante, l'armatura dentro, non è molto largo, solo da 30 cm, ma comunque essendo pieno ha un peso appena sufficiente, non è eccessivo. La particolarità è che adesso vedete che è attaccato al sollevatore, non riusciremo a rullare le piante fino contro perché è largo solamente 2 metri, ma la proprietà interessante di questo rullo è di essere anche trainato col timone a spostamento idraulico, quindi questo ci consente uno spostamento laterale, adesso non ricordo, circa di 1,5 metri più il 0,5 metro che esce, quindi diciamo forse 2 metri fuori dal trattore, quindi si arriva dappertutto. E quindi niente, entriamo in azione con il nostro rullo, rulliamo e vediamo qual è il risultato finale. Azione. Abbiamo finito anche il nostro lavoro di rullatura, ovviamente qualche piccolo buco è rimasto, ma dovendo ancora trinciare 1, 2, 3 volte, non so quanto capiterà, dovendo ancora piovere ed essendo presto, questo non credo che sarà un problema. Il risultato è stato discretamente efficace e soddisfacente, quindi il rullo approvato, lo spianatore anche, e noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui su Inepixel Channel, non cambiate canale, alla prossima, ciao a tutti.